Voglio subito specificare a tutti che la legge che stiamo votando oggi non è la legge Cirinnà, è la legge Verdini-Alfano-Renzi. Non è la legge Cirinnà nei contenuti, che sono stati stravolti dopo mesi di lavoro al Senato, lavoro a cui il Movimento 5 Stelle aveva contribuito con dedizione, serietà, ma soprattutto con rispetto. Colleghi, per favore, colleghi. Grazie. Continui. Ma soprattutto con rispetto nei confronti di tanti cittadini che aspettavano una legge sulle unioni civili. Non ci fidavamo del Partito Democratico, ma è probabile che qualche senatore del Movimento 5 Stelle abbia pensato che c'è un limite di decenza sotto il quale nemmeno il Partito Democratico e nemmeno questo governo sarebbe arrivato, e quel limite di decenza è segnato dai diritti civili delle persone. Persone, Presidente, non semplicemente elettori, persone con sentimenti che chiedevano e chiedono allo Stato il riconoscimento di un progetto di vita che è basato non su un contratto come quello che è diventato adesso, ma su sentimenti e sul legame affettivo. Ma comunque quel progetto stava per arrivare in aula, fino a quando qualcuno all'interno del PD, immaginiamocelo questo dialogo, avrà detto un altro: ma guarda che quelli del 5 Stelle la votano davvero la legge Cirinnà, hanno fatto la consultazione in rete, hanno presentato 0 emendamenti per dare un segnale, la votano davvero, qui bisogna inventarsi qualcosa, perché altrimenti emerge la spaccatura all'interno del PD in sede di voto segreto, la spaccatura con Alfano al governo. Inventiamoci qualcosa. E cosa ci inventiamo? Il canguro, l'emendamento canguro, così cancelliamo tutto il dibattito parlamentare. E qualcun altro avrà detto: ma i 5 Stelle non ce lo voteranno mai, hanno sempre detto che tutte le leggi vanno discusse nell'aula parlamentare. Appunto, così abbiamo la scusa per andare a fare la legge con Verdini e Alfano. Ma c'è però un imprevisto. Ogni tanto uno dei due presidenti delle due Camere, non lei, presidente Boldrini, si ricorda che deve cercare di arginare lo strapotere della maggioranza. Ed è il presidente Grasso che decide di dichiarare inammissibile l'emendamento canguro. Non c'è problema, il governo mette la fiducia, e voglio sperare che anche in quell'occasione qualcuno abbia detto: scusate, ma la fiducia su una legge su diritti civili nella storia della Repubblica non esiste, dobbiamo risalire al fascismo, a Mussolini, non lo so. E a quel punto immagino che l'atmosfera sia andata con un entusiasmo incredibile alle stelle e la fiducia sia stata messa quindi sia alla Camera che al Senato. Però vedete, il grande rammarico è per la menzogna, perché nel frattempo era caduto il pretesto dell'emendamento canguro, ma nonostante questo la menzogna è rimasta e siete andati a dire dovunque che non avete lavorato più col Movimento 5 Stelle perché l'emendamento canguro non l'avevamo votato, cioè un emendamento che non è mai stato messo in votazione. Allora è la menzogna ipocrita che dà fastidio su una legge delicata come questo. Menzogne che pronunciate col sorriso di chi non ha rispetto prima ancora degli altri che di se stesso, perché chi ha rispetto per se stesso non può dire quelle menzogne. Stamattina la deputata Morani, per giustificare il fatto che sia stata messa la fiducia, ha detto che questa non è una legge su questioni etiche, e lì, Presidente, non replico nemmeno, perché il concetto di etica lancia il PD nel caos totale e quindi mi astengo. Però ha spiegato che abbiamo sottratto questa legge ad un rimpallo estenuante di sedute parlamentari. Ora, a parte, deputata Morani, che prendete voi 12.000 euro al mese per lavorare e per discutere le leggi, primo, quindi avreste fatto soltanto il vostro lavoro. Secondo, non c'è stato nessun rimpallo estenuante, per la precisione, non so se se ne è accorta, non c'è stato nemmeno un voto su un emendamento in una legge così importante.
Ma andiamo nel merito. Qual è il capolavoro che ha partorito il magico trio Renzi, Verdini e Alfano? È questo. Sulle unioni civili è stato stravolto su alcuni punti che tradiscono un pregiudizio culturale grave, come quello di togliere l'obbligo di fedeltà, come se all'interno di una coppia omosessuale che si unisce nell'unione civile non ci sia il desiderio di fedeltà. E qualcuno si è messo pure in testa di dire: no, ma la fedeltà non si mette per legge. A quel qualcuno ricordo che la fedeltà esiste per legge, l'obbligo di fedeltà, perché ha degli effetti concreti, per esempio al momento in cui l'unione civile si scioglie, perché è un po' leggermente ingiusto, per esempio, pagare il mantenimento a favore di uno che ti ha tradito per tutta la vita. Ma c'è la seconda parte, Presidente, che è il capolavoro della legge inaccettabile, cioè quello in cui si dice che due persone che decidono di non sposarsi e di non unirsi in un'unione civile non possono convivere senza essere obbligati agli alimenti nel caso di separazione. Cioè, due persone decidono di non sposarsi, ma quando si lasciano, soltanto perché hanno convissuto, attenzione, perché sono andati a fare una dichiarazione in comune che devono fare, sono tenuti all'obbligo degli alimenti. Dovete ricordarvi che la libertà di sposarsi implica anche quella di non sposarsi, e in una democrazia moderna non può essere impedita. Ricordo anche un altro punto, quello per cui se uno dei due conviventi, per esempio, viene coinvolto in un sinistro stradale, l'altro fino ad ora poteva chiedere un risarcimento del danno sia in caso di ferimento in quel sinistro sia in caso di morte, oggi con questa legge potrà chiederlo soltanto in caso di morte e non più per ferimento, tanto per fare un regalino alle assicurazioni, che non sta mai male. Presidente, c'è un altro punto. Due persone che si separano, dopo un anno possono anche pensare di andare a convivere con altre persone. È lecito? Secondo questa legge no, la loro convivenza con altre persone non è riconosciuta, perché prima devono divorziare dal precedente coniuge. È incredibile quanti errori sono stati fatti nella seconda parte di questa legge, che la rende davvero inaccettabile. Ma andiamo avanti, Presidente, e diciamo perché questi errori, diciamoci chiaramente perché questi errori non sono stati corretti. Perché semplicemente non si è potuto discutere in aula e la legge non è stata migliorata in aula, perché la democrazia è utile, non è un optional. E allora io invito davvero tutti i deputati, il governo, a guardarsi intorno e ad ammirare quanto è bella quest'aula e quale peso istituzionale, quale storia istituzionale può avere. E guardandola, io invito il governo a ricordarsi che è ospite in quest'aula. Quest'aula non è lo zerbino del governo. E ricordo ai deputati che questo emiciclo non è semplicemente un insieme ordinato di poltrone su cui accomodarsi possibilmente vita natural durante, è il posto in cui deve regnare la sovranità del popolo italiano e in cui vanno discusse le leggi. Presidente, Calamandrei scriveva che se la maggioranza... Sto leggendo, magari poi voi citerete Verdini. Proceda, deputato, proceda. Presidente, grazie. Se la maggioranza si crede infallibile solo perché ha per sé l'argomento schiacciante del numero e pensa che basti l'aritmetica a darle il diritto di seppellire l'opposizione sotto la pietra tombale del voto con accompagnamento funebre di ululati, questa non è più una maggioranza parlamentare, ma si avvia a diventare una pia congregazione, se non addirittura una società corale, del tipo di quella che durante il fatidico ventennio dava i suoi concerti nell'aula di Montecitorio. Presidente,
lo scriveva Calamandrei, che il fascismo l'aveva vissuto sulla sua pelle. E per chiarirci, ministro Boschi, alla luce di queste parole, è probabile che oggi voterebbe contro il referendum sulla Costituzione. Presidente... No, deve concludere, deputato. Finisco. Prego, concluda velocemente. La seconda parte di questa legge è chiaramente inaccettabile e porterebbe a votare contro una legge di questo tipo. Sulla prima parte, che è diversa da quella su cui noi avevamo consultato anche la rete, però dobbiamo riconoscere che c'è un minimo di diritti che vengono riconosciuti, un minimo a persone che aspettano una legge sulle unioni civili da tanti anni. Noi a quelle persone non diremo di no e per questo ci asterremo. Grazie.